Questo è ciò che troviamo scritto sul sito del programma, all'inizio della page, e adesso Patrizia Dimens e Jacopo Zetti vi presenteranno nei dettagli il contenuto delle attività di questo gruppo. Però prima vorrei leggervi le biografie di Patrizia Dimens e Jacopo Zetti. Patrizia Dimens è nata nel 50, un geografo. È stato ricercatore presso l'Università di Amsterdam, dal lungo tempo membro dei MIS, un incluso gruppo olandese ed internazionale, ora noto come MIS Frontel. Dimens si è occupato di varie iniziative digitali, quale NetTime, Accessful World, nota come NetTink, DBS, la rete civica di Amsterdam, la VAG Society for Global l'associazione nonché rivista francese Multitudes, di cui è membro, eccetera. Ha pubblicato libri su vari aspetti relativi a economia e politica della rete e al loro impatto sulla cultura e la società. Ha tradotto opere del filosofo francese Paul Villeneuve e di altri autori. È un promotore di open knowledge e software libero ed è stato coinvolto come filosofo dei movimenti free, libre e open source software, agli Asia Source e Africa Source Camps, tenutisi nel 2005 e 2006 per promuovere il FLOSS tra le organizzazioni non governative. Jacopo Zetti è docente di urbanistica presso il DITA, è professore associato presso il Dipartimento di Architettura di Firenze dal 2015 e precedentemente ricercatore dal 2012. Ha ricoperto in passato il ruolo di funzionario presso la Direzione Territorio e Paesaggio della Giunta regionale della Toscana ed è stato ricercatore presso l'Istituto regionale di programmazione economica della Toscana, IRPE. Prima ancora ha avuto incarico di tipo professionale per amministrazioni pubbliche nel campo della pianificazione e progettazione urbanistica. Ha svolto diverse attività di collaborazione con l'Università di Firenze e gruppi di ricerca e come docente a contratto sia prima del conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel 2000 che successivamente. Attualmente ricopre il ruolo di assessore al territorio presso il Comune di Firenze. Lascio la parola a Patrizia Dimens. Well, I'm going to speak English, I'm sorry. Welcome to this large audience. And we had decided we would start with a small theoretical introduction. But first, how is your English? It's okay? No problem. Okay, right. Inura is, at least in my vision, is a club of progressive geographers. Now, the thing is that many people don't have a very clear idea what geography is about. And quite often they think in terms of, well, it's kind of physical space, so like it was described in The Little Prince, Il Principito, a geographer is someone who is occupied with mountains, with rivers, with oceans, etc., etc. But actually, it's far better to see geography as a social science. Why? Because quite quickly, space, which is the matter of geography, space is not so much, is so much shaped by humans, and at a certain stage, it's shaped almost entirely by humans. You should not forget the physical aspects, they are very important, just like just now we are looking at, by fun, looking at a video from Hawaii where you see a volcano which is eating up the whole landscape. Well, so, I mean, the physical aspects are still very important, but geographers, human geographers, are mostly concerned with what we could call engineered or planned space. And it's where the humans, what human people have made and where they are living, and where space is very important
in terms of seeing what the relationships are and so. So, and INURA is an association of urban geographers, or rather of urbanists, because I realize it's not only geographers actually, it's all planners, architects, the whole thing. So geography is simply part of it. Now the urban is the mainstay of INURA. And progressive, if you are a progressive urbanist, you of course look at this this organization of space, how it comes about, what kind of interest and powers are playing into it. And if you are progressive, of course, you are looking at what people, most importantly, common people, what their role is into it, what their position is, what their interest is, and what is happening to them. Because the powers that be, depending on the powers that exist, you get very different, basically very different cities. At the moment, the INURA was looking actually at how the, and we'll talk about this later in the what's called the New Metropolitan Mainstream Project, which is the big thing of INURA. It's about how neoliberalism is shaping and reshaping cities. And well, that's for the INURA theoretical introduction. And Jacopo will talk about this urban thing, which is everywhere. Tanto buongiorno, grazie a Tommaso e all'Accademia dell'invito, molto molto gradito. L'idea è che io parlo in italiano, non so se poi è meglio per chi ci vede, chi è qui è ovvio che sarà più comodo avere la metà in italiano e metà in inglese. Per me ovviamente è molto più semplice. L'elemento di commento, per come ce l'avevamo divisi naturalmente, è sull'aspetto urban, no? International Network for Urban Research and Action. Urban è ovviamente la parola chiave, la parola che la distingue da molti altri network che si occupano di altre cose, e nasce ovviamente intorno ad una considerazione abbastanza semplice tutto sommato, anche se insomma in effetti oltre 20 anni fa lo era meno. Viviamo in una situazione in cui per la prima volta, come insomma i demografi ci dicono, la popolazione mondiale è oltre il 50% urbana. Questo non era mai successo nella storia dell'umanità e evidentemente insomma questo fatto cambia qualcosa, è abbastanza evidente, abbastanza inevitabile. E non è semplicemente una questione di numeri, anche se i numeri contano, è una questione, come dire, di organizzazione generale della società in qualche maniera. Cioè il fatto che la popolazione, che il mondo stia diventando sempre più urbano, sposta una serie di parametri culturali, sociali, economici naturalmente, che hanno un loro significato e che per millenni hanno avuto una struttura sostanzialmente diversa. Fra l'altro, insomma, forse fa piacere ricordarlo, quest'anno è il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di un libro che in questo senso ha contato, penso, un po' per tutti noi, che è il famoso libro Il diritto alla città di Henri Lefebvre, che è stato pubblicato appunto nel 58, e che appunto già nel 58 aveva in qualche maniera, come dire, scritto delle cose abbastanza interessanti su questo fenomeno. E quindi insomma qualcuno ci aveva visto lungo, per dirla all'architetto, se posso permettermi questa citazione, nel 69 in realtà Giancarlo De Carlo aveva già scritto delle cose molto intelligenti sulla città globale, quindi insomma, come dire, gli intellettuali di avanguardia avevano già capito alcuni aspetti significativi. Volevo utilizzare, se mi riesce, vediamo un attimo, eccola qua. Mi ero messo, vabbè, ora a parte useremo abbondantemente materiali presi dal sito internet dell'INURA, che penso anche nelle riprese si veda, e che insomma contiene molti materiali, fra l'altro in diverse lingue,
E per commentare questi aspetti avevo così piratato un piccolo documento scritto nel 2003, in realtà discusso nel 2002, ma insomma in una delle conferenze di cui poi brevemente parleremo, che è una cosiddetta Inura Declaration, un piccolo documento di commento su questo tipo di fenomeno, che si articola su quattro domande, un po' retoriche, nel senso che hanno una risposta che, per come insomma, già credo si sia capito, insomma, in qualche maniera è contenuta nella domanda. È evidente che ci muoviamo in questo contesto, come dire, di globalizzazione, ora per usare uno slogan che andrebbe giustificato, di globalizzazione planetaria, ma insomma, come dire, abbiamo lungamente discusso fra di noi cosa questo significhi, ma insomma va bene, non è questo il contesto. E naturalmente questo ha a che vedere con i meccanismi, come dire, di produzione economica della città, anche abbastanza, voglio dire, un commento abbastanza scontato: la città è sempre stata anche un meccanismo di accumulazione di ricchezza e di risorse, però naturalmente questo, come dire, in un contesto di un'economia organizzata secondo parametri molto diversi rispetto al passato, significa che, almeno nella nostra analisi, che alcuni global players, come c'è scritto lì, acquisiscono, come dire, delle posizioni particolarmente significative, e quindi probabilmente la città, che è storicamente in Europa è un meccanismo anche di redistribuzione, all'interno del quale ci sono, come dire, processi di bilanciamento, appunto, delle disparità, probabilmente, o almeno nel punto di vista che esprime questo documento, questi meccanismi sono in qualche maniera saltati e in qualche maniera sono, come dire, un oggetto che va difeso o quantomeno riconquistato, per proporne una versione alternativa. La seconda domanda è come far sì che i profitti siano insostenibili. Naturalmente per profitto qui si intende dentro questo meccanismo, cioè se il mondo urbano diventa un meccanismo di sviluppo disuguale, di separazione, in questo documento che è del 2002 si dice nord-sud, in realtà oggi probabilmente, come dire, non che questo sia finito, ma, come dire, i meccanismi di separazione sono più complessi e anche all'interno del nord sono molto più visibili e molto più frammentati, ma comunque un meccanismo di polarizzazione sociale e di costruzione di ricchezza attraverso processi di sottrazione di risorse, non tanto appunto in più, ma di risorse vitali, di basic needs, come frase inglese rende bene l'idea, probabilmente l'idea di costruire questi processi, almeno dal nostro punto di vista, è un'idea come dire, giusta, che va in qualche maniera analizzata e utilizzata e promossa. Questo credo è un tema che quando fu scritto nel 2002 già era visibile, ma oggi è molto più visibile per molti motivi che non c'è nemmeno bisogno di commentare, è diventato purtroppo, come dire, il tema centrale di tutte le battaglie politiche e che noi vediamo esattamente a rovescio di come viene, come dire, propagandato e utilizzato in tempi molto recenti, e non solo, naturalmente il network internazionale, abbastanza globale direi, anche se forse l'unico continente un po' più scoperto è l'Africa, in effetti, perché a parte qualche amico sudafricano il resto del continente è poco rappresentato, ma purtroppo questo è un tema che è diventato significativo praticamente in tutti i continenti e in tutti i paesi d'Europa, fino a paradossi che ora non vale nemmeno la pena di commentare. Ancora di più, già appunto molti anni fa in questa analisi si notava come la gestione di questi fenomeni stia diventando l'appannaggio non tanto di uno Stato o di più Stati, che sono comunque dei meccanismi in qualche maniera, almeno nelle nostre democrazie, controllabili, ma addirittura un meccanismo di mercato che viene utilizzato dentro una relazione fra pubblico e privato per sostenere un certo tipo di economia della chiusura dei confini, e questa cosa ci pare abbastanza, come dire, inaccettabile ed è collegata con gli aspetti urbani. Il quarto elemento è in qualche maniera, come dire, legato al precedente,
C'è una vecchia famosa che fra l'altro si trova su, credo, con grande facilità in internet, in tutte le lingue, conferenza di Ivan Illich, che peraltro ha studiato qui, l'ho scoperto, ha studiato a Firenze per un paio di anni della sua vita, quando era ancora un prete, che parla a cui fu data la cittadinanza onoraria di Brema, e in quell'occasione viene invitato a fare una conferenza e fa una bellissima conferenza il cui titolo è La città cospirativa, che è già molto bello di per sé. Ora, in realtà Illich, che sapeva il latino, naturalmente come tutti i preti, prende il significato latino della parola conspiratio, che letteralmente vuol dire respiro condiviso, e costruisce un affresco bellissimo, come insomma un grande scrittore sa fare, della città, parlando di Brema, ma parlando della città europea medievale, come il luogo del respiro condiviso, cioè il luogo, una famosa frase, chi entrare in città rende tutti uguali, che naturalmente, come dire, è anche una visione utopistica, così non è mai stata nella realtà, ma, come dire, narrando la storia dell'urbano antico europeo come la storia di quell'ambiente in cui le differenze vengono in qualche maniera riavvicinate e ricondotte dentro un meccanismo che naturalmente non è mai stato egualitario in senso generale, ma che tendeva a ridurre le relazioni di dipendenza. Invece, appunto, chiusura dei confini, meccanismi di divisione razziale, meccanismi di gestione, non l'ho detto, insomma, viene contenuto qui anche di sfruttamento eccessivo degli aspetti ambientali, sono l'esatto contrario. E quindi una forma di autonomia e di giustizia sociale dovrebbe tornare a essere connessa al mondo urbano. Era un po' anche l'idea, solo dal titolo, Il diritto alla città, che stava dietro al libro di Lefebvre che ho citato prima, ma anche ad altri, Il diritto alla cittadinanza, c'è un bel testo di Cordi Borgia o Borca, insomma, come si dice, su questi aspetti, che appunto costituisce un po' la base del ragionamento che, appunto, un network di Urban Research and Action ha cercato di sostenere. E l'ultimo punto, che è, diciamo, la domanda numero 5, che in realtà è la risposta numero 1, è che l'idea è che all'interno del tessuto urbano della città, come la chiamava Patrick Geddes, web of life, rete di vita, ci siano già in qualche maniera gli elementi di immaginazione, di progettazione, di progettualità sociale, per noi magari anche urbana, insomma, e fisica, che in qualche maniera possano essere ricondotti, ricollegati all'interno, appunto, di un'attività di network, di networking, per costruire un progetto alternativo. Tanto è vero che, insomma, il primo libro pubblicato all'INURA, vabbè, poi lo diciamo alla fine, si chiama Possible Urban Worlds, mondi urbani possibili, che era, appunto, come dire, il titolo che spiega il meccanismo teorico che sta dietro questa, come dire, l'impostazione dell'International Network for Urban Research and Action. Passo la parola a Patrice, l'idea era, appunto, poi di raccontare un po' come il network si è formato e un po' di storia. Sì. Ok, aspetta, comprare le previous things. Yes. So INURA is, as the name says it, it's a network. The international network, and it's international. It's as scientists, academics communicate a lot with each other. It's also very easy to cooperate across the borders, and also to start local initiatives. And INURA is built up of these initiatives. There's one thing should be said as well. In the name INURA, the International Network for Urban Research and Action, there is also this action part. And it's also good to remember that at least when INURA was started, the idea was also to create a kind of horizontalism, of equality between academic researchers, professionals, and activists, urban activists, and in the progressive movement, the progressive urbanist movement, of course, the people
their movements and social movements and activists play a very important role, both in terms of conceptualizing what needs to be done, as to create real actions, sometimes very physical actions, in order to promote goals. So Inura was very much about putting together specialists, professionals, and activists. Okay, the international network of Inura, well, here you have the list of the various that are in Europe. There's one in Amsterdam, Athens, Belfast, Belgrade, Berlin, Brussels, Bucharest, Florence, Istanbul, London, Paris, Roma, Zurich. The head office is in Zurich. Inura was started, let me try to get the, yes. This is, by the way, where Inura is. The common office is Inura is located. In a certain sense, Inura is also, it's an international organization. There's many local branches, but it has also something of a Swiss organization, I always tend to say. And actually the Swiss Inura, or the Zurich Inura, because they are not so much national-based as city-based, so it's not always the case. The Italian one is more spread around the country. The Dutch one, for instance, is only in Amsterdam. Yes. So you see this in America, there's one in Havana, Mexico City, Toronto. The Toronto one is not all Inura branches are as big and as important. Some are more a bit like the famous everybody is equal, but some are more equal than others. They're all equal, but some are larger than others. Some are also much more active. In Asia, there's one in Hong Kong, and in Australia, there's Melbourne. This is a list of Inura branches. Not all are active, as active. Some are more active than others, and we'll see that in when we discuss the new Metropolitan Mainstream project. It was intended, and it works as a coalition, as I said, of progressive geographers, progressive professionals, who actually also want to go beyond the accepted discourse of urbanism and of economy and of politics. So, in fact, what another way to describe Inura is that it puts in discussion the mainstream idea of the political economy of space, which at the moment is in the service of globalized capitalism and its, say, its neoliberal ideology. And the aspect of activism, unfortunately, but Jacopo may disagree with me, the aspect of activism and the link, the relationship with activists has changed over the time and has become less important these days than it used to be, a bit to my regret. And that has to do with, I think, with when you are a professional, you have a certain perspective, and that perspective takes takes much of your time, whereas on the other side, activism has a tendency to be a bit transient. So for instance, we had a good collaboration with English activist, British English activist group, but that group vanished or disbanded over time, and we stayed on. Personally, I have some regret that Inura has not, there was no follow-up actually, successorship. And at the moment, I think we are on the local level, yes, very much so. In fact, the Belgrade Inura group is, let me see where they are, is a very activist group. It's around a movement which is called Don't Drown Belgrade. Don't sink Belgrade, or don't let it. That had to do with a very typical neoliberalist project to reshape, to regenerate, and that's something that has happened in many cities, to regenerate the waterfront on the river
and to make it a big shopping mall, luxury housing, five-star hotels, etc., etc., disfiguring the area, and of course expelling people who are living and working there. And this action group, which is linked also with the whole political setting of Belgrade and Serbia, where, say, right-wing forces are in power, has managed to attract a lot of attention and a lot of support from the people. You see here, let me see if I can make, you see here pictures of big demonstration they organized, and the support they have got. So activism is very much part of Inura, but it depends entirely on the local on the local branch, and also it depends very much how the local branches are constituted. Some Inura branches or some places of Inura are constituted almost or entirely of academics. Others include professionals. For instance, my group, or what used to be my group, is Amsterdam, the Amsterdam group, was in a certain sense quite remarkable because there was a minority, well, there are seven people, but a minority were academics. One was a planning officer at the municipality, two were working for municipal, no, not municipal, for social housing corporations, was student in it. I'm a kind of a bit of an outsider. So it depends very much on how how the membership there is. All these things come together in the conferences. When were we talking about the conferences? Yes. The activities of Inura, when the whole thing come together, of course, there is the local branch doing local things. And also that is very dependent on the branch. For instance, the Amsterdam branch, my branch, or the branch I was in, joined recently together with the movement which is called Fair City Amsterdam. And it's something that is happening in a number of cities where one suddenly realized that especially in cities with a high touristic potential, that tourism is taking over. And that the city, especially the center of the city, is being taken over by tourism, which expels or pushes aside local inhabitants, which of course are not very happy with that, and starts movement. And a movement like that was started in Amsterdam as Fair City Amsterdam, to combat the spread of, well, touristic activities like, or tourist-centered activities like Airbnbs and so. And Inura Amsterdam joined with them. Unfortunately, the person who was really pushing for that died, but we are still linked. And that happens, but then, when Inura as an international network comes together, that happens at the yearly conferences and retreat. And the build-up of these conferences is quite remarkable. To start with, the event lasts a week, which is fairly long for this kind of gathering, and is split in two parts. One is a series of public conferences. The other is a retreat. Important is that these conferences are entirely organized by the local group. And it goes from one city to the... I have some pictures. Yeah, and, great, there are some pictures coming up. That is the local group organized conference, so it goes from one city to the other. The next conference this summer will be in Warsaw. The previous one was in Bucharest. The one before that was in Athens. The one before that, and now I'm getting before what came before Athens? Well, yes.
we have a list, but and Florence has hosted two conferences, Zurich also, Amsterdam also, because Inura started, oh yeah, forgot to say that Inura was started in 1991, so it's now 26 years old, which also is quite remarkable for such an association. Hey. We have some. Okay, this is just the list of conferences, it's not so. Okay, great. So VASA will be in this summer. And they have all a title, which is supposed to encapsulate what the theme will be, but it always come back to that central point of, say, an alternative way to look and an alternative way of acting in the urban realm. As Jacopo, as one of these books is called, An Other Urban World is Possible. And these conferences, organized by local groups, highlight what is happening, highlight two things, the general theme, but also very much what is happening at the local level. So each city all cities which are part of the Inura network have kind of the same problems, but they take different shape in every city. In some cities, housing is a really big issue. In other cities, housing is usually the big issue, by the way. But tourism may be a big issue, which impacts on housing, of course, but also on other things. Transport, the economics of the city can be another big issue. And so that is illustrated at the local conferences, where local professionals, experts, are invited and give public talks. The first 3 days, the conference part of that yearly event, is public. And then there is 3 days in a retreat, as we call it. People, the members of Inura, come together, usually outside the city, somewhere in an idyllic spot, and discuss internal Inura affairs, but mostly what they are busy with. There are a small gathering and discussing the current issues and what's going on, what people are researching at the moment. Sorry. Vabbè, sono alcune immagini, non si vede benissimo, ma insomma delle conferenze che ho semplicemente preso, messo lì. Dico una cosa in inglese, just to answer, yes, I agree, the activist side is probably less relevant in this moment compared to how it was years ago. There are several reasons, probably. One is that it's probably less relevant everywhere, I mean, in society, at least in Europe, in the last years, unfortunately, maybe. And another one, we are growing. I mean, obviously connected with people's life. I started in 1997, was my first contact. I was a PhD student, and I was younger than now, as normal. So, I mean, it's a little bit connected with personal histories also. No, but this is normal. If I may say, you're right, and what I personally consider more or less as the original theorist of Inura, Professor Christian Schmidt at the Federal Technical University in Zurich, he started as an activist. Sure. And there's a very nice, I hope I can. How do we get out of here? Here maybe. I guess the X. The X. Well, maybe. Okay. This one. Exactly.
But then I would like to have all the things. Sorry, folks, it's a bit. Yes. No, something else. I'm supposed to be a geek, but I'm totally hopeless with computers. But here we are getting it. Right. No, sorry. Very short. Come on. Get me something. Yes. Something about the loudspeaker. Yeah. Well, that's him. That's him. That's the guy. He started as he's now professor of sociology. Geography, I guess. Geography Geography as a social science at the Federal Technical University of Zurich. He started basically as an urban activist and videoist, making reportage. And from one to the other, this is a very nice video, by the way, in the sense that he explains how he transformed from activist to professor without losing his ideals and serving both, your conscience or your political convictions and the rigor of academic work, of science, helping where the two help each other, which is something that is often lost of sight, thinking that, well, if you are an activist, you cannot be an academic. And if you are an academic, it's basically forbidden to be an activist. And it's not true at all, because both attitudes can feed and very well feed and help each other. If you are an activist, it's extremely important to know the facts and to know and analyze situations with rigor. On the other hand, if you have done that, it's very good to put that at work to change the world, basically. So. Questo è uno degli elementi, penso, più significativi del network, anche per chi fa ricerca, nel senso è pagato per farla, l'idea che la ricerca è l'azione, la ricercazione, come a volte utilizziamo, è poi uno dei centri, uno degli elementi centrali della nostra attività, per cui le due cose non possono essere disconnesse. Questo in tutti i campi, poi lo dico per me, tanto più in campi in cui appunto l'azione ha un impatto su una società allargata, una società civile come quello degli studi urbani o dell'urbanistica, però insomma questo lo dico, come dire, in riferimento al mio lavoro. Mi veniva in mente, mentre Patrizio descriveva la struttura dell'International Network, del network che appunto è ufficialmente un'associazione registrata in Svizzera, che l'unico buon motivo per essere un'associazione registrata in Svizzera è perché ci sono le banche, quindi possiamo tenere i nostri soldi al sicuro, che credo siano qualche migliaio di euro, quelli di un'associazione in cui un numero molto basso di soci paga 50 euro l'anno, insomma una quota di iscrizione. Ma lo dico per scherzo, perché in realtà è così, cioè nel senso l'INURA è un'associazione registrata ufficialmente perché per gestire appunto gruppi, soci e persone, un minimo di network, un sito internet, banalmente serve un minimo di fondi, che sono veramente una cifra minimale, e per avere un conto in banca con la possibilità serviva un'associazione ufficialmente registrata. In realtà non abbiamo mai eletto un presidente, non abbiamo mai avuto un consiglio, non abbiamo mai avuto niente di quello che un'associazione è. Per cui anche, come dire, i meccanismi democratici di un'associazione sono in realtà molto più aperti, cioè nel senso che l'INURA si riunisce più o meno una volta l'anno, ogni tanto capita naturalmente che ci incontriamo anche più di una volta, magari non tutti, e quella volta l'anno gestisce tutte le proprie, come dire, questioni, soprattutto esterne, perché interne di fatto non ci sono, ma anche interne, quindi le proprie, come dire, strutture
decide collettivamente come organizzarsi. Le poche volte che raramente c'è stata qualche decisione da prendere nel corso dell'anno, naturalmente utilizza sistemi internet, la posta elettronica attraverso classici strumenti tipo le mailing list e cose del genere. Quindi in realtà, più che un'associazione strutturata con un vertice, un consiglio, eccetera, eccetera, è effettivamente un network di persone che quando devono prendere una decisione la prendono in maniera veramente collettiva. E fra l'altro sulle decisioni rilevanti non è mai esistito, non ce n'è neanche mai stato bisogno, se devo essere onesto, un meccanismo di voto. Non abbiamo mai votato. Nel senso, ci siamo sempre accordati su appunto una decisione che ritenevamo collettivamente la migliore per tutti, che poi può essere quella non più convincente in quel momento per i singoli, ma comunque non c'è mai stato un meccanismo appunto in cui alla fine dobbiamo eleggere o me o Patrice, votiamo, io prendo un voto in più e tocca a me, mai esistito una cosa del genere. Fin dal 1991, l'anno di fondazione, io non c'ero, neanche Patrice, perché tutte e due abbiamo, come dire, siamo entrati in contatto con l'INURA nel 97, alla conferenza di 97, sì, di Zurigo, che è stata la più grossa effettivamente, almeno fino ad ora. Però nel 1991 il primo gruppo di fondatori del network aveva scritto una carta di principi, che io poi ho rimesso in delle slide, ma che possiamo tranquillamente vedere se riesco a trovarle. Eccole qua. No. Si vede, sì, vabbè. Forse è meglio se le lascio così, che si vedono tutti, che sono 10 più 1, che un po' scherzosamente, sì, che un po' scherzosamente, come dire, forse per non replicare lo schema dei 10, vabbè, insomma, mi passate la freddura, e che ho elencato lì, e che un po' dicono appunto della natura della, come dire, della natura del network. Il primo dice che chi è, cioè è un network di persone, ed è effettivamente un network di persone. Una delle, come dire, degli elementi più significativi, a me piace sempre dire che alla fine è un gruppo di amici sostanzialmente. Naturalmente è un gruppo di amici costruiti su un interesse comune, non sul fatto che siamo nati tutti nello stesso quartiere, siamo nati in posti parecchio diversi e anche in epoche diverse naturalmente, ma sostanzialmente, come dire, è un gruppo di persone che ha fin dall'inizio l'obiettivo di condividere una serie di esperienze appunto di ricerca, di, diciamo, ragionamento teorico sulla questione urbana e, come dire, giustizia sociale o meccanismi economici, sono due aspetti della stessa medaglia, all'interno del contesto urbano e legata al contesto urbano, ma che ha appunto come poi elemento principale quello di, come dire, mettere in comune una serie di esperienze. La seconda idea è che la parte di attivismo, ma anche la parte di ricerca, debba essere collegata con un meccanismo di empowerment, che in italiano ha una traduzione come capacitazione, ma che non rende per niente l'idea, perché non contiene il pezzo power, potere, no? E che, come dire, è connessa all'ultima domanda della declaration che illustravo prima, cioè l'idea che dentro i contesti urbani ci sia già in qualche maniera dei meccanismi di progettazione sociale che, come dire, forniscano una serie di risposte, che comunque la risposta a quei meccanismi di iniquità che sono contenuti nel modello metropolitano globale, nel modello urbano globale, debbano sorgere dal basso. Cioè è comunque un network che anche nella sua parte research, nella sua parte professionisti e docenti o comunque, insomma, ricercatori, è convinta che un atteggiamento di tipo, come dire, mi viene da dire paternalistico, sia profondamente sbagliato. Cioè noi non abbiamo da proporre una soluzione, abbiamo da, come dire, cercare di mettere in comunicazione soggetti che soluzioni ne trovano autonomamente, o almeno da aiutare in questo senso, perché poi, insomma, sono soggetti che si sanno organizzare anche da soli, ma insomma dare un contributo in questo senso. Sono sempre allo stesso punto di prima. Sì. Sì, devo aver commesso un errore, vabbè, insomma. Andiamo al prossimo.
capite che tutti i punti sono interconnessi. Come dire, riconosciamo l'idea è che le diversità sono una ricchezza. Le diversità non sono un limite, ma le diversità sia ovviamente sociali, di classe, di genere e oggi come oggi ancora di più di, come dire, di etniche, sono esattamente l'opposto di come spesso ci vengono presentate. Cioè, fanno parte uno dei vantaggi di essere in un sistema di urbanizzazione globale è quello che lo spazio pubblico diventa sempre di più un punto di incontro di elementi di diversità e questo, come dire, migliora la nostra vita, non la peggiora assolutamente. L'idea di relazione che sta dentro la stessa parola di rete è un'idea che ha un impatto anche sul modo di analizzare i cambiamenti dello spazio, i cambiamenti della città, i cambiamenti dell'urbano e contemporaneamente i cambiamenti sociali che all'interno si strutturano o sono leggibili. Per cui, come dire, l'elemento di relazione, il punto centrale qui è la parola relazioni, cioè le relazioni che lo spazio urbano stabilisce e o in qualche maniera anche genera al suo interno sono un elemento fondamentale dell'analisi che possiamo mettere in campo. Scusate, ne scorro due perché non riesco a leggere girato in quella direzione. L'ho già detto prima, i processi di frammentazione che però sono insiti dentro il modello di urbanizzazione generalizzato che in qualche maniera sta trasformando le nostre realtà, sono in qualche maniera dei processi di polarizzazione sociale. La scorsa settimana, facendo con un gruppo di studenti un giro per le periferie fiorentine, notavamo che quello spazio lì è uno spazio fatto di piccole tasche, cioè non è uno spazio di una città che ovviamente ha sempre avuto le sue differenze, ma che in qualche maniera, come dire, poteva avere uno spazio urbano che si poteva leggere nella sua interezza. In realtà è un paesaggio continuamente frammentato, fatto di pezzi, di piccoli pezzi accostati l'uno all'altro, ma difficilmente interagenti. E naturalmente dentro un paesaggio fisicamente frammentato è molto improbabile non trovare una società socialmente frammentata, perché dentro ognuna di queste tasche ci sarà un qualcosa che ha una sua omogeneità al suo interno ma che non dialoga con quello che ha intorno. Allora, questo ha a che vedere con dei processi di polarizzazione appunto sociale ed economica, è abbastanza, come dire, autoevidente e comunque i dati ce lo dicono, cioè basta. Non importa essere gli esperti di statistica per leggere su qualsiasi report di statistica che nel nostro contesto occidentale, ma non solo, del mondo urbanizzato, gli statistici direbbero l'indice Gini sta cambiando, ovvero sia quell'indice che ci dice che la polarizzazione fra gli strati più ricchi e più poveri, parlando banalmente di risorse economiche, della società è in continuo allargamento e questo corrisponde con differenze nei livelli di istruzione, differenze nei livelli di sanità, eccetera, eccetera, tutto quello che insomma è facilmente immaginabile. Allora, uno dei principi che fin dal 91 appunto stava scritto nell'atto costitutivo dell'INURA è che l'idea è che a queste differenze si debba in qualche maniera contrapporre un modello opposto e quindi resistergli. L'idea iniziale, credo ancora valida, è che questa questione si traduce all'interno del contesto urbanizzato in prevalentemente tre elementi. Oggi forse si potrebbe, come dire, un po' ingrandire questo panorama, ma insomma, housing, quindi il problema dell'alloggio, che è un problema drammatico in molti contesti e che direi almeno dal 2008, ma insomma recentemente comunque sta sicuramente crescendo anche da noi, employment, quindi lavoro, e ambiente, tre elementi potentemente sfruttati dai meccanismi di accumulazione di capitale che si trasformano e si concretizzano dentro la costruzione della città in uno spazio urbano appunto globalizzato e che sono tre punti di crisi evidente.
ovviamente dal 91 le cose sono molto cambiate, sicuramente questi tre sono ancora più evidenti di quanto non lo fossero nel 91, forse qui si potrebbe, come dire, articolare anche maggiormente il ragionamento rispetto ai tempi più recenti, ma insomma forse un giorno lo faremo. E naturalmente appunto uno degli obiettivi che fin dall'inizio il gruppo di persone che ha scritto questo documento si era posto era quello di cercare dentro appunto un meccanismo di progettazione dello spazio urbano dei meccanismi di sostenibilità ambientale che fossero che siano alla base delle valutazioni sulla equità, perché il tipo di pressione sull'ambiente che viene fatto è anche un meccanismo appunto di equità o di iniquità per le popolazioni che dentro la città vivono. L'idea che meccanismi di decisione sempre più centralizzati danneggino sostanzialmente le popolazioni che vivono dentro lo spazio urbano è un'altra appunto delle idee che viene proposta in questo documento. Paradossalmente la città contemporanea viene presentata come un ambiente molto disordinato e dove le persone hanno una pluralità di traiettorie di vita che la rendono appunto uno spazio dove tu puoi fare quello che vuoi sostanzialmente, per dirla in una maniera un po' banale. E in realtà l'impressione che abbiamo sempre avuto, insomma non solo noi, fa parte anche della letteratura e degli studi urbani, è che sotto un disordine apparente ci sia una forma di ordine invece sempre più persistente e sempre più legata ad elementi di centralizzazione. Naturalmente questo non ha niente a che vedere con i modelli amministrativi, lo dico perché in Italia questo tema è particolarmente significativo, non c'entra niente che c'è un governo, non c'entra niente, o quantomeno c'entra molto poco, ma ha a che vedere col fatto che l'economia globale concretizzata dentro lo spazio urbano in realtà non è stata per niente la sede di una distribuzione di funzioni e tantomeno dire distribuzione di ricchezza, questo ce lo dicono le statistiche, ma è stata invece un meccanismo di centralizzazione delle decisioni. Quindi in realtà dentro un ambiente in cui apparentemente le traiettorie di vita sono molto libere, in realtà i meccanismi di centralizzazione e di decisione sono molto potenti, a partire da meccanismi classici dell'economia fino agli oggetti che gestiscono la nostra vita quotidiana e che in realtà sono tutti collegati a uno stesso gestore dei servizi che per ora non decide quello che facciamo, ma insomma ci prova. Quindi in realtà ci sono tutta una serie di parametri nella nostra vita quotidiana che sono soggetti a questi meccanismi di centralizzazione, a cui ci sembra una buona idea tentare di contrapporre qualcosa di più interessante. E quindi l'obiettivo sostanzialmente prima di tutto è quello di creare una visione diversa di un futuro urbano. Il movimento di spostamento della popolazione verso comunque un modello di vita urbanizzato, credo, questo non lo dico io, lo dicono in molti, ma insomma sia abbastanza inevitabile, insomma non è l'idea che il mondo torni rurale, nella nostra vita è abbastanza utopistica e probabilmente improponibile, ma non è per niente detto che il mondo dell'urbanizzazione generalizzata sia quel mondo lì, quel mondo che in questi documenti viene criticato, perché non è un meccanismo implicito nel modello, non è una legge della fisica per cui se lascio cadere la penna da qui ovviamente andrà verso il basso. In realtà il risultato è una serie di scelte, alcune più facile controllare, altre che naturalmente è molto più difficile controllare, ma è comunque il risultato di una visione. Allora, se esiste una visione di quel tipo, può esistere una visione di tipo alternativo e appunto la undicesima legge, quella che ci fa diversi da quelli, che introduce un altro, l'ultimo elemento è che l'obiettivo del network è quello di appunto costruire un'attività di ricerca, comunicazione, interazione che in qualche maniera, poi appunto di comunicazione e disseminazione delle informazioni, che in qualche maniera possa
portare dentro questo sistema di comunicazione contributi di tutti i tipi, da appunto accademici, artisti, politici, attivisti di qualsiasi genere, che contribuisca a costruire una visione alternativa, sapendo che ovviamente è una rete. Non sappiamo quanti siamo in realtà, perché l'unico elemento effettivo per contarci è l'iscrizione all'associazione svizzera, però in realtà poi è un elemento su cui non abbiamo neanche mai fatto moltissima attenzione, e naturalmente a ogni conferenza qualcuno arriva, qualcuno poi decide che nel suo quotidiano fa altro, qualcuno viene per curiosità e scopre che gli sembriamo un gruppo di matti e quindi non torna più. Ci sono state alcune vicende anche abbastanza divertenti nel tempo, perché poi lo raccontiamo, però insomma l'idea è che chiunque voglia contribuire a costruire questa visione alternativa è ovviamente il benvenuto in qualsiasi momento, purché ovviamente abbia naturalmente una qualche affinità di intenti con questo gruppo e con questa serie di principi. Dicevo prima, passiamo a qualche aneddoto. Naturalmente la conferenza è sempre annunciata sul sito, c'è una data, come tutte, e la possibilità di iscriversi e di partecipare almeno alla parte urbana. In genere anche a Retreat i posti sono un po' più limitati, quindi è un po' più complesso. E come tutte le conferenze ci sono i conferenzieri di professione, quelli che cercano la conferenza perché magari hanno qualche fondo, magari di qualche università o di qualche istituzione, e ogni tanto partecipano senza sapere che cos'è, e ogni tanto capita naturalmente, e normalmente rimangono abbastanza un po' meravigliati, perché a differenza delle grandi conferenze di cui i geografi ce ne sono degli urbanisti, in cui tu scrivi un paper, vai, viene normalmente accettato se è ragionevolmente significativo, fai la tua comunicazione, qualcuno ti fa una domanda se capita, e poi più o meno la cosa si esaurisce lì. La nostra conferenza è una conferenza sostanzialmente senza paper, ogni tanto c'è una colma, è abbastanza così, ma è una conferenza in cui il gruppo locale appunto organizza una serie di visite, una serie di incontri dai quali nascono delle discussioni in genere abbastanza corpose, a volte anche molto lunghe, molto intense, che è un modello a cui la conferenza tradizionale di studi accademici non è per niente più abituata, forse negli anni 60-70, io ero piccolo, era un po' più così, e quindi chi ci incappa in maniera abbastanza casuale rimane abbastanza scioccato da questa strategia. Però credo che sia anche la nostra ricchezza principale sostanzialmente, perché poi il punto in cui ci incontriamo tutti insieme è il momento in cui riusciamo generalmente a costruire qualche elemento che anche nelle comunicazioni ha un significato. Tant'è vero, e ora poi ripasso la palla a Patrice, nel sito si possono trovare tutta una serie di bollettini che sono più o meno stati fatti prima e o dopo ogni conferenza, e due pubblicazioni che sono alla fine il frutto di questo dibattito, e che sono anche molto lente spesso, perché appunto questo dibattito è un dibattito abbastanza corposo, però che le rendono credo abbastanza interessanti e significative. Io ho messo una slide sui bollettini, tutti insieme, ma sono solo alcuni, perché in realtà sono 32, ma non mi centravano nelle slide. I leave you the comment on this. Well, there are. I discovered recently, by the way, I didn't realize even that there were 32 built-ins and four or five kind of working papers, they're all downloadable. So if you go to the UNUA site to publications, you can look at them each separately. So that's an easy going. Are we now going to the books, or do we the? I think the books we can just say we have two books. Yeah, they are expensive. Yes, they are expensive. They are published by Basel Publishing House, and they cost something like. And they are still not open online. No. So go to a library.
But it's, I mean, you can find these two books in Florence University library system. Good. Yeah, yeah, that's, and they were the result of, they were kind of the mainstay of a conference. Possible Urban World came with the Zurich one, yes. And the Contested Metropolis was before that. Florence. No, after. I mean, it's wrong, the position in the slide if you read it. Traditional. Yeah. The Contested Metropolis was after the conference in Florence, 2002. Well, I'm sorry. Well, you were there. Yes, I was organizing the conference, but I don't remember the. I think I was at that one. Anyway, maybe we talk about this, our Serpent de Mer. Now, the thing that, also a bit in my view, held in a kind of administrative, organizational way the whole Inura thing together is called the NMM project, or the New Metropolitan Mainstream. On a purely organizational, so not content-wise, purely organizational, the New Metropolitan Mainstream project started as an attempt to obtain European funds, European research funds. Now, one of the characteristics of European research funds and getting funds for research in general is that you waste a considerable amount of time to put up a project proposal according to fairly strict rules, with a very limited chance of getting them. And usually the chance of getting your research funded is 1 in 15, if I'm not mistaken. It probably depends from one country to the other and from one theme issue to the next. If you want to do research on a topic which is very hyped, I would say, so many people are into it, your chances are little. If you manage to find something completely impossible, but which somehow needs to be funded, then sometimes your chance, I've seen that as so-called independent expert in the European Commission, your chance of getting it is 1 on 1, because you are the only candidate. But okay, apart from that, the New Metropolitan Mainstream did not get funded, but we still kept doing it. What is it about? The main idea, and there again, I need Jacopo's comments if I completely go wrong, but the main idea is of the New Metropolitan Mainstream was based on this thing of global capitalism, neoliberalism, impinging on the way cities are run and organized, both in political terms as in social terms, in special terms, and social terms, of course. And the idea was, since Inura is an international network, it would be very, very nice to see, have a contribution of all cities, each city telling, or each group, each Inura group in the city, telling what was happening in their city, and having a comparison of all this, seeing where things were different and where things were the same. The idea being, of course, at the basis that everywhere the same mechanism was working, having the same consequences. But everyone knows that even if the mechanisms are the same, if the causes are the same, if the general consequences are the same, there's still a lot of variation from one place to the next. And also there's a lot of variation in the replies, in the response to these developments. So say if, to put it a bit simplistically, if neoliberalism is demolishing your city, well, there are various ways to combat that. And in some places it's successful, in other places it's less. So the idea was to map this whole thing. And maps were very important in the sense that the cities participating in that New Metropolitan Mainstream, which was started
nine years ago, and it's still going on somehow. 36 cities were involved in the beginning. Let me try to find, do you have it somewhere? Oh my God. That's it. So it's almost 10 years. Well, I could read what it is, but you could do the same. Similarities and differences, consequences of different urban strategies. This is how it is organized. It's a work in progress, that's a very important thing. The work in progress character is what both the strength and what has become the big weakness of the new metropolitan mainstream. And that is that we have this idea of this general background of global capitalism, neoliberalism, but we have also have something very important in that, it's a crisis. The crisis of 2008, which actually started as a kind of motivation for the new metropolitan mainstream project. How are cities responding to the crisis? Because the crisis immediately, which was a financial crisis, immediately triggered on cities a politics of, on one side, a maximalization of exploitation of rent and profit seeking, and on the other side, austerity. And the austerity immediately impinged on, the real life of the people, a majority of the people in general, and of all the provision that go with making a city livable. And so we are interested in looking at how things were going. But since New Metropolitan Project has been going on for 10 years, the differences between cities, which was already, kind of expected, they became bigger. And it became complicated to make the comparison, and especially to keep the description of cities on track. In Amsterdam, we have experienced that we were going first to bizarrely enough, into a boom situation, then into a crisis situation, then into a pseudo, as we are living at the moment, a pseudo revival, almost boom situation. And from one city to the next, that's very different. Istanbul, for instance, started as a big crisis and then went into a boom, and now is probably sliding into a crisis again, even though we have not very much news about the progress of the project on the Istanbul side. But basically, new metropolitan mainstream became, in practice, or in sense of, a complete project, more or less unmanageable because of that. The way it was, being a little bit unmanageable, it still produced a very nice, a lot of stuff. What am I doing? No, it's not that. And what I think the most interesting, well, here you have also the list of all the cities. I said 36, there are 37. They've made maps based on features, which were, the idea was that all cities, what was the thing?
blog, no, that's not the blog. All cities, evolution in terms, the impact of this global capitalism, neoliberalist economy on cities could be seen in a number of different issues and topics. Things like were common into all cities, like what is the situation of social housing, what are the politics, what are the municipal politics in terms of attracting investments, having all kind of projects. One of the main features of this global capitalism impact on cities is the competition that is almost being organized between cities to attract capital, to attract creative people. You have probably heard of the whole whole concept of creative cities, creative industries, creative people, the so-called creative class. All cities basically wanted the same, and all cities were put into competition with each other make achievement on that score, and more or less was following all the same strategy. So the idea was that you got all over the place the same kind of phenomena. One of the things was, for instance, flagship project, where cities would build, for instance, a waterfront, or a very high-rise World Trade Center, or things like that. On the other hand, there would be consequences on the life of ordinary people, in the sense that people in social housing are not very interesting, so social housing would go down, or there would be even areas in the city would come really down, become slums, more or neglected. People who could not find housing would go into, say, temporary housing or being completely homeless. All these phenomena you would see in cities, areas which were thriving and areas which were declining. And the idea was to map all this and to make comparisons. But again, it evolved in time, so it was very difficult to get a general overview. The situation, so new metropolitan mainstream has been going on for almost 10 years now. For each city participating, and especially for the cities, because the 37 cities listed in the maps, of which exist maps, not all have Inura branches. But for those who have Inura branches, it still keeps as an interesting way at looking at their own city. So in a certain sense, it's very useful. It's in a certain sense, a new metropolitan mainstream project does not serve its original purpose, which is to have a general comparison and to put, say, all cities in a kind of map. But it serves very well a purpose which it was not intended originally, and that is that it's very useful on the place itself, because it gives a good structure of how to look at their own situation. The position of the new metropolitan mainstream project, which in my view is kind of holding Inura a bit together. People laugh when I say that. Christian Schmidt laugh very much when I say that without new metropolitan mainstream there wouldn't be no Inura any longer. But it's not true. The situation at the moment is we have more or less decided to put an end to it if we do not reach a kind of conclusion by this year, basically. Jacopo may know more about this. No more, because I mean, unfortunately, I wasn't able to go to the last conference. It was decided after the conference. I think. Well, it's true. The 10 years. I mean, it's a long project. The goal was also to print a new book, but I mean, this is not easy because I mean, things change, and also because I mean, it's a book done without any
let's say, I mean, at the end you need some work. So you need someone that have to be paid to do this work, and this was not possible. We weren't able to get money for this. So I mean, it's a little bit complex, but it's probably true that the, let's say, the framework that was produced for the map, which is a theoretical framework, took 3 years to reach an agreement about the category, exactly, which are the layer of the map, just to say a thing which is GIS stuff, I mean, but it's connected with the theoretical framework, obviously. I think it's still very, very useful. We use it, I use it with the students, for example. I mean, it's a still a, let's say, good tool for an analysis of the transforming global urban world. So, I mean, at the end, we have produced something interesting, and I don't know if this could be published or not, probably not, I don't know. And, well, okay, we will see what we do. Well, there's always a discussion that you can, yes, you can put the whole thing on the net. On the net. Somewhere, and then yes, it's the thing with books, we have now a problem of kind of, yeah, crisis, problem with publishing, that the relationship between a book on paper and a book and the whole material online and everything in between, because there's a lot in between, for instance, print it out yourself and make your own book, how yes, it's called, these things, publish on demand. Publish on demand. Publish on demand, that's also a possibility. So, I mean, we will discuss this problem in the next conference that may, I mean, late, I think we have probably to close. Just to say that we next conference will be in Warsaw in end of June, and the following one will very probably be in Zagreb in 2019. I don't know. I guess in June again. I mean, normally it's end of June. Sometimes it's another period according to the place. For example, the previous one was in La Habana and it was in November, because end of June it's an island. Realize that La Habana was the one before was in Havana. Yeah. And the previous one was in Belgrade, in Bucharest. And also was in September, because I mean the organizer decided that end of June was a difficult period to organize a conference there. So I mean, normally it's end of June. Sometime we have to change the period according to local needs and also the weather, which is make a difference. One thing we might have overseen, even though it was mentioned in the three elements: employment, mm-hmm, housing, and there were three of them. Environment. Exactly. Actually, employment we have not done very much on employment, as far as I think, as I know. In my view, the thing that has become quite central is housing, and housing is is a crucial element in the city. You have inhabitants, and they have to live somewhere. They have to have a roof above their head. And that housing has become an extremely, extremely contentious element in the evolution of cities, because exactly where cities are successful in terms of the current economic order is exactly where the housing crisis is the worst. And the thing that Inura was focusing on, and well, I speak also a bit because my group in Amsterdam was really focusing on, is social housing, the provision of affordable housing. By the way, there was an interesting discussion about, can you use the word social housing, or is it not better to describe it in terms of affordable housing? Affordable housing was a kind of compromise, and I think it's a good one. What people can pay, what people, do they have resources to pay for a roof above their head or not? And in the current economic order, reconciling
housing and reconciling housing and employment and wages and so salaries, incomes, is becoming extremely complicated, especially because housing, and that is a relatively recent development, everybody's housing has become financialized. The whole idea of housing is no longer about the roof above your head, but about the financing of it as a problem for you, and the capital it consists for developers and other powers in the economic order. So yes, that's and that is now also an ongoing matter of discussion within the INUA. And there again, it depends of course on the group. In Amsterdam, it's becoming a big problem. In the Florence group, it's less. I don't think there's any group where it's no problem at all. No. It's less because we don't have inside the group someone which is really expert of this kind of topic. That's the reason. But anyway, just to finish, Patrice will give a lecture on Monday about radical housing, radical living. It's for PhD students in the PhD group of Urban Planning Department of Architecture in Via Micheli. Number 2, 2:30, but I mean it's open. I mean, if someone wants to join, it's obviously welcome. So, could be that there is a title here. Another alternative title would be precarious housing, precarious living. That's it. Because precarity has become for majority of the people the mainstay of their life.